Bene ragazzi, allora oggi faccio anche questo video post Inghilterra, Italia, 6 nazioni, non l'avevo ancora fatto perché semplicemente non avevo avuto modo ieri, non ho avuto tempo ieri per farlo, lo faccio oggi, un'Italia che esce con le ossa rotte anche da Twickenham, un'Inghilterra che ci domina, vince 36 a 15, Italia che si deve ovviamente, deve riflettere su molte cose, i sondaggi danno che molti sono contenti che l'Italia resti nelle sei nazioni, io penso che siano contenti anche perché sono quasi sempre sicuri che non arrivi ultima alla propria nazionale, perché l'Italia veramente, dopo la prima prova e soprattutto il primo tempo col Galles che sembrava veramente incoraggiante, non c'è stata più e questa sconfitta è pesantissima, pesantissima, non perché si pensava di poter vincere in Inghilterra con la nazionale di Sua Maestà, però perlomeno, almeno evitare certe figure, cioè insomma ragazzi, tabellino parla chiaro, tabellino parla chiaro, 36-15, 36-15 è tantissimo e niente, ci si augura che l'Italia riesca a reagire per le ultime due partite per evitare l'imbiancata, ma il cucchiaio di legno sarà dell'Italia, questo sono praticamente sicuro e niente ragazzi, e niente. Prossima partita sarà con la Francia. E sarà l'11 marzo, quindi non questa settimana che viene, ma la prossima. Ci sarà in palio, lo ricordiamolo per chi non segue, il trofeo Garibaldi, uno dei trofei che c'è per i Sei Nazioni. L'abbiamo vinto due volte, ma la Francia ci ha quasi sempre legnato, però per due volte l'abbiamo portato a casa. Il massimo sarebbe portare a casa questo trofeo, perché insomma, darebbe un senso in più al Sei Nazioni azzurro e basta. Insomma, tutto qua, a me non mi resta che dare appuntamento tra 15 giorni per Italia-Francia, sperando insomma che l'allenatore azzurro riesca a capire dove sono i limiti della nostra nazionale, magari riesca a svegliare un attimino l'animo dei colori azzurri e portare almeno una vittoria contro la Francia, che cambierebbe totalmente il Sei Nazioni azzurro, perché vincere un trofeo anche al Sei Nazioni è sempre una cosa importantissima. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao!